Lombardia. Elezioni regionali del 24 e 25 febbraio. A tu per tu con i candidati. Buongiorno, ci siamo anche oggi, sono le 10.30 in diretta sulle frequenze di Ciocomo Radio e Ciocomo.it per chi ci vuole vedere in questo momento e non solo ascoltare con lo streaming, ma ci vuole vedere anche con la diretta video, grazie al nostro regista Luca Tommasoni. Allora, altri candidati che anche oggi sono qui con noi per presentarsi. Ormai manca poco per le elezioni regionali, stiamo facendo un po' il focus con tutti i vari candidati comaschi che sono presenti. Oggi con noi Patrizio Tambini, Popolo della Libertà. Buongiorno Tambini, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Facciamo una breve scheda come abbiamo fatto con tutti gli altri candidati, scheda di Patrizio Tambini, prego. Ma io sono che non è certamente neofito della politica Tambini. Sono stato impegnato in questi anni con altri ruoli di responsabilità istituzionale. Negli anni 80 ho fatto consigliere assessore nel mio comune a Lipomo. E negli ultimi 10 anni ho fatto dal 2002 al 2007 il capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale e dal 2007 al 2012, quando è terminata la legislatura, ho fatto l'assessore in provincia con le deleghe al bilancio e trasporti, l'unico e l'ultimo anno anche il turismo. E poi anche vice coordinatore provinciale del partito del Popolo della Libertà, quindi impegni istituzionali importanti, e col Popolo della Libertà Tambini ha scelto dunque di candidarsi per questa sfida importante. Perché adesso la regione, Tambini? Ma è importante perché le esperienze fatte mi hanno indotto a valutare in termini positivi, al di là delle cose successe, degli scandali, degli eccessi dell'ultimo periodo, su cui si dovrebbe anche ragionare a mente più fredda, la regione Lombardia è stata una regione negli ultimi 15 anni, a mio avviso, amministrata bene. E penso che i cittadini lombardi questo lo possano toccare con mano tutti i giorni. Noi sappiamo che le competenze regionali, soprattutto per quel che riguarda il servizio alla persona, alla famiglia, intendo dire l'aspetto della sanità, l'aspetto del sociale, avere la possibilità di libertà di scelta, aver messo sullo stesso piano gli erogatori pubblici e privati nel miglioramento della qualità, il permettere a tutti i cittadini di poter avere accesso a una qualità di altissimo livello in quel settore, ripeto, che è tipicamente competenza regionale. Anzi, come dato, noi sappiamo che tantissime persone fuori Lombardia e anche dalla vicina Svizzera, dall'Europa in genere, si rivolge ai nostri ospedali, alle nostre strutture proprio per l'alto livello. Certo, quindi sanità sicuramente importante, fiore all'occhiello in assoluto, ma che cos'altro occorre secondo Tambini, che cosa si impegna meglio a fare Patrizio Tambini in caso di elezione al Pirellone la prossima settimana? Ecco, attenzione, dividiamo la sua domanda in due parti. Cosa occorre alla regione? Perché la regione Lombardia, pur essendo stata amministrata ed avendo un livello generale migliore delle altre regioni, comunque sente il problema di questa crisi, sente il problema che tante famiglie stanno subendo proprio anche in termini proprio economici. Per cui bisogna da una parte rivalorizzare con gli strumenti che la regione ha già attivato a favore della famiglia, quindi i voucher, i buoni sociali per chi ha anziani o disabili in casa, il tornare a finanziare strumenti che favoriscono le giovani coppie che vogliono acquistare la casa o degli affitti agevolati, per un verso. Per l'altro verso, un'attenzione particolare alle imprese. Regione Lombardia, l'attenzione alle piccole, micro, medie imprese, che sono il nervo, diciamo, della nostra regione e della nostra provincia, ha sempre avuto un'attenzione particolare, mettendo risorse significative su bandi che favorissero l'innovazione tecnologica, gli investimenti, l'internazionalizzazione. Oggi, in questa campagna elettorale, ho colto, poiché a me piace ascoltare quelli che sono i bisogni, le criticità, un'esigenza particolare da parte di queste piccole, piccolissime imprese, che è quella del credito. Oggi, sarebbe lungo l'approfondire il perché, ma oggi il dato è che le banche non fanno più le banche, nel senso del credito verso le piccole imprese, anzi. Le banche chiudono e basta. Quindi, ecco, come effettivamente Tambini sta dicendo, tantissime piccole e medie realtà del nostro territorio, e lo possiamo vedere quasi tutti i giorni, ai noi sono in profonda crisi. Quindi, attenzione, sono due tipi di crisi. Per un verso non c'è il lavoro, e questa è una dinamica a cui dobbiamo rispondere in maniera più complessiva. Però, per altro verso, quando il lavoro c'è, non ci sono i pagamenti, c'è questa stretta di carattere finanziario, e io ho visto situazioni veramente tristi da questo punto di vista di piccolissime imprese o attività artigianali eccetera, che chiudevano non solo per il lavoro, ma perché non ricevevano i pagamenti di lavori effettuati, la banca chiudeva i rubinetti e a questo punto non rimaneva che la chiusura. Ecco, noi
strumenti come Artigiancassa, Confidi, altre cose, dove la Lombardia, la regione, è già intervenuta massicciamente, con garanzie, con possibilità, si tratta di potenziarli. Per cui, se questa è la priorità, mettiamo le risorse in questo ambito. L'altro aspetto che io sto dicendo, che è condiviso anche sui nostri programmi e che è una cosa importante, io dico, c'è questo problema dell'occupazione giovanile. C'è la legge Fornero che purtroppo ha reso più complesso l'accesso al lavoro, questo è il vero, è un altro livello, però è il vero problema della vera scelta sbagliata del governo Monti, secondo me, fra altre. Ecco, noi dobbiamo, come Lombardia, per quel che ci compete, favorire questo. Come? Una proposta potrebbe essere quella che per le piccole e medie aziende che assumono, ma in questo caso anche le grandi, che assumono personale giovane, neolaureato, neodiplomato, o anche, io ho aggiunto, quelle persone over 40, over 50 espulse per motivi che sappiamo dal mondo del lavoro, ecco, avere un'esenzione per 3, 4, 5 anni, quello che sarà possibile, dal pagamento dell'IRAP, che essendo una di competenza regionale, esatto, potrebbe essere. Teniamo presente che la Lombardia su questo, a differenza di altre regioni, ha già fatto un'operazione del genere sulle cosiddette ONLUS, cioè tutte le realtà che lavorano in campo sociale, e le ONLUS in Lombardia non pagano l'IRAP. Vuol dire un minor gettito, penso intorno ai 60 milioni per Regione Lombardia, ma vuol dire di fare in modo che questi lavori a livello sociale possano essere contenuti. Lei è stato anche assessore, ha fatto spessissimo anche tanti conti, ma secondo lei, Tambini, è credibile quello che dice il vostro presidente, che si potrà togliere l'IMU addirittura, che è forse la cosa che al di là dell'IRAP forse... Attenzione, sta... lei mi fa una domanda che è di competenza nazionale, però sì, beh, certo, chiaro. A mio avviso, se il nostro presidente ha detto così, vuol dire che ha fatto quattro conti e che quindi la cosa è possibile. Teniamo conto che nel gettito IMU, che comunque era stato sottostimato, no? Lo Stato ha avuto risorse ulteriori, quella sulla prima casa è il gettito per certi aspetti quantitativamente minore. Tenendo conto che la prima casa è il bene effettivamente sostanziale delle nostre famiglie, probabilmente è giusto pagare l'IMU sulla seconda, terza casa per chi le ha. Sulla prima casa, soprattutto se utilizzata come prima abitazione per la famiglia medesima, la riflessione che ha fatto il nostro presidente mi trova concorde e sono convinto si può trovare anche il sistema per arrivare al rimborso e al non, ovviamente, al riproporre. Allora, Patrizio Tambini, candidato Popolo della Libertà per le regionali, abbiamo già sentito quali sono quindi i campi sui quali lui ovviamente vuole intervenire in caso ovviamente di elezione, e l'aspetto dei giovani è molto importante, l'aspetto delle imprese sicuramente altrettanto importante, senza dimenticare ovviamente anche la sanità, altrettanto importante, ma in particolare in concreto, Tambini, c'è una cosa che proprio nei primi giorni dovesse essere eletto, lei si impegna proprio a fare, un impegno che si vuole prendere concretamente davanti anche ai nostri ascoltatori e lettori? Ma allora, è l'impegno che ho già avuto modo di assumere incontrando gruppi e realtà di varia natura nella nostra provincia, è l'impegno di esserci, perché bisogna assumere impegni che dipendono da noi e non che dipendono da un contesto su cui ci si può lavorare, però non sono abituato a promettere cose che non dipendono direttamente da me. Per cui l'impegno vero è che io tutte le realtà che ho incontrate, sociali, economiche, di comunità varie, di persone impegnate, ho già detto che laddove raggiungessi l'obiettivo, laddove ci fosse questo ruolo istituzionale importante per il territorio, il primo impegno, il primo ruolo dal mese di marzo subito è rincontrare tutte queste realtà, mettere in agenda quelle che sono le priorità, condividerle tutti e poi fare lobby in senso positivo del termine per il nostro territorio. Questo è l'impegno che prendo dalla settimana successiva, se dovessimo avere ovviamente il ruolo istituzionale. Beh, esattamente, quindi essere presenti, ascoltare, come ha detto lei, Tambini, e poi ovviamente andare a relazionare il tutto e portare anche le istanze, le esigenze alla regione, perché molti forse lamentano questo distacco, diciamo così, tra l'ente regione e il territorio comasco. Sì, attenzione, è importante che ci sia compattezza sul territorio. Io andando in giro, ripeto, non come critica o come osservazione, però faccio degli esempi concreti, così che ci capiamo, ne faccio due. Ok. Su uno ero particolarmente coinvolto, vi sono stato 10 anni in provincia, per cui mi assumo la mia parte di responsabilità. La regione ha fatto un'opera, secondo me, decisiva per il nostro territorio, di cui c'era la necessità all'ospedale nuovo. Ebbene, la competenza degli enti territoriali era quella di individuare il luogo, no? Secondo le valutazioni, la rete ospedaliera, le dinamiche, eccetera. Ebbene, noi ci abbiamo messo 5 anni a individuare il posto.
È vero. La regione ne ha messi tre facendo un ospedale nuovo, iniziandolo e finendolo, e adesso lo vediamo lì. Poi la localizzazione può essere la più giusta, però noi ci abbiamo messo 5. Comunque c'è l'ospedale. Ecco, comunque c'è l'ospedale, ma noi ci abbiamo messo di più noi a decidere dove che non a costruirlo. Allora, se il nostro territorio su questo è in grado di far sintesi, e qua chi ha ruolo istituzionale può aiutare, al posto che 5 anni ci metteva 6 mesi o un anno, noi era 4-5 anni che avevamo l'ospedale. Cioè, lo dico perché in termini... L'altro esempio che faccio, questo è più teorico perché con le risorse adesso a disposizione si rischia di parlare senza avere poi gli strumenti adeguati, però anche qua nell'ultima fase della provincia ho assistito ovviamente a incontri, dibattiti eccetera, nei programmi delle associazioni di categoria c'è una priorità che è la Varese come Lecco, mi risulta che invece gli enti locali interessati a questo sono assolutamente contrari. Allora, o ci mettiamo a un tavolo, ragioniamo insieme, capiamo qual è l'esigenza del bene comune generale, capiamo chi deve fare un passo indietro o chi deve fare un passo avanti, capiamo qual è la ricaduta positiva per il territorio, prendiamo una decisione assolutamente condivisa, oppure su opere così importanti che le categorie dicano una cosa, gli enti locali un'altra, ecco, dobbiamo superare questo, se no non si va da nessuna parte. Tambini, le chiedo anche una sua riflessione, abbastanza veloce, mancano ormai 4 minuti, sulla viabilità, perché è un altro aspetto di fondamentale importanza in vista anche dell'Expo, perché tra poco ci sarà anche quello. Beh, la viabilità, l'auspicio, ed è il lavoro che bisogna fare da subito, il giorno dopo le elezioni, ma penso che questa sia una responsabilità per chiunque sarà lì, e ovviamente per le mie competenze io ho fatto l'assessore di trasporto. Sì, certo, infatti, appunto. Diventa decisivo trovare le risorse e valorizzare il nuovo tracciato che la provincia aveva già studiato per il secondo lotto della tangenziale. Lì il cantiere c'è, fino lì si arriva sicuramente perché è già finanziato, e quindi i lavori stanno procedendo, ritengo anche con una certa positività da questo punto di vista. Ecco, noi dobbiamo assolutamente trovare il modo di portare avanti il nuovo percorso, visto che quello originario non stava tecnicamente in piedi, e dobbiamo poi affrontare con la regione e il governo la possibilità che a cantiere aperto si arrivi alla conclusione del secondo lotto, in modo che questo dà già un segnale. Ripeto, abbiamo poi altri problemi sulla viabilità. Io l'altro giorno ero sul lago, ho incontrato alcuni amministratori, amici dell'Alto Lago. Certo, la statale Regina Maria Tremezzina è un altro problema, è stata messa fra le priorità, lì però non dipende solo dalla regione, dipende dalla situazione generale. Direi che dopo il secondo lotto della tangenziale l'intervento sulla statale Regina dà priorità al nostro territorio. Dubito che da qua l'Expo la statale Regina possa avere degli sviluppi, perché i tempi... Certo, infatti è stato chiarissimo. L'ho chiesto anche a tutti gli altri che si sono alternati qui in postazione, qual è il pregio di Tambini, qual è il difetto invece? Pregio difetto? Il difetto, così partiamo dal punto di vista, non so vendere il prodotto. Per cui vabbè, oggi si è venuto bene. No, non so vendere il prodotto, nel senso che non amo le interviste, non amo gli scoop, non amo apparire, ecco, questo è un difetto, pare che nell'impegno politico a un certo livello sia un difetto. Il pregio ritengo quello di esserci, ho un telefono sempre aperto, penso di avere una disponibilità al lavoro, chi mi ha conosciuto la può avere sperimentata, non a caso l'impegno che dico è quello di esserci, e di fare è anche un po' lo slogan che ha detto, ma è uno slogan non solo, è anche un impegno concreto, no? Che lei si assume, si è assunto anche oggi, questa mattina, davanti a chi ci sta ascoltando e ci sta vedendo anche in diretta video in questo momento. Allora mancano un minuto e 45 per la precisione, e io allora lo affido a Patrizio Tambini, candidato PDL per le elezioni regionali del prossimo fine settimana, per un suo appello finale diretto a chi ci sta ascoltando, poi ricordando che giovedì mattina ci saranno ancora altri appelli, ovviamente se vuole partecipare è ben accetto. La ringrazio. L'appello finale che faccio agli amici, agli ascoltatori, ai cittadini della nostra provincia è questo. Il sistema elettorale regionale rispetto alla Camera e al Senato è l'unico che permette di dare la preferenza e quindi di scegliere la persona. Spesso diciamo che i cittadini dovrebbero avere diritto di poter scegliere la persona. Sulla scheda regionale si può. Quindi, oltre a valutare la forza politica, la coalizione, quello che abbiamo detto, la scelta della persona diventa un'opportunità che vi invito a non trascurare. E anche partendo dalla mia esperienza che mi sono posto, e chiedo a tutti voi il sostegno, ripeto, al partito, alla coalizione e quindi alla persona, utilizzando fino in fondo lo strumento della preferenza. Chiarissimo, anche con qualche minuto di anticipo abbiamo concluso. Se vuole aggiungere qualche altra cosa, Tambini, glielo dico per correttezza, perché no, il tempo... Come ho detto in altre situazioni, se, ripeto, avrò un ruolo istituzionale, se ci sarà questa responsabilità, se i cittadini
mi daranno questa fiducia, io chiedo a lei di poter essere al più presto rinvitato qui. Ma certo, così quel confronto che facciamo con tutti, a me piace tenerlo con tutte le realtà che incontro. No, anche perché poi quando l'abbiamo sempre fatto con i consiglieri regionali c'è un filo diretto, quindi questo glielo preannuncio già, quindi se sarà, ci sarà il filo diretto. Intanto grazie a Patrizio Tambini, candidato per il Popolo della Libertà per le elezioni regionali. Grazie, buon lavoro, buongiorno. Tambini, grazie.